Rilanciandomi a quello che diceva Ali Fuoco in apertura, ovvero sia che il conflitto in Ucraina non potrà che finire, si spera, con la pace. A metà giugno è prevista, 13-14 giugno, in Svizzera c'è la conferenza cosiddetta di pace. La domanda è significato e obiettivi, visto che non vi partecipa la Russia. Molto rapidamente, certo, una conferenza di pace senza una delle parti in causa non può avere un grosso significato. Non so se Andrew poi è d'accordo con me, ma ovviamente se non ci si siede intorno al tavolo con l'altro, insomma, non potrà far altro questa conferenza che delineare un atteggiamento da parte di Kiev, probabilmente sotto pressione statunitense, sotto pressione occidentale, un po' più condiscendente riguardo alla soluzione del problema territoriale, perché poi è quello in sostanza. Tra l'altro sono d'accordo con quello che diceva Andrew prima, che molto probabilmente si arriverà a un congelamento del fronte quando finalmente si arriverà a una tregua, e da quel punto si comincerà a discutere davvero. Questo è un tipo di guerra come quello tra Russia e Ucraina, non può che finire così. A un certo momento si dice da domani non si spara più, quindi tregua, e si comincia a parlare. Non sarà certo la conferenza di pace di giugno a poter arrivare a un risultato del genere. L'unica cosa, secondo me, che potrebbe venire fuori è un documento in cui Kiev, il governo di Kiev, cominci a manifestare una certa apertura nei confronti di una soluzione che preveda la Crimea alla Russia, che preveda, non lo diranno chiaramente, però insomma faranno capire qualcosa del genere. Sono d'accordo. Si possono fare tutte le discussioni che si vogliono in Occidente, però si tratta con nemico, non si tratta senza un nemico. E penso che sia molto difficile farlo in questo momento per l'Ucraina, perché l'hanno messo nella Costituzione, cioè che non si può fare. E Zelensky ha preso delle posizioni molto nette su questo, si può capire. Questo chiaramente il suo ruolo è difensore del paese in questa situazione, quindi avrebbe anche grosse difficoltà interne se dovesse cominciare a dire adesso trattiamo. Ricordiamo che questo è molto ironico, perché lui è stato eletto su una piattaforma di parlare con la Russia, lui era quello per la trattativa quando era candidato, quando è arrivato alla presidenza ci ha provato un po' con questa linea, per poco ha provato che non c'era molto sostegno per questo, che poi le circostanze sono cambiate. Quindi per questo io lo vedo, non voglio dire che è tutto a colpa di Zelensky o l'Ucraina, però Putin chiaramente è disponibile a parlare sulla base della realtà di oggi. Questo all'Occidente non piace per nulla, ovviamente, lo dico. Se accettiamo questo sappiamo benissimo che Putin più o meno non ci ridarà nulla. Questo è una brutta realtà. La questione bisogna pesare quali sono le alternative. Ad oggi, purtroppo, l'alternativa nei prossimi mesi è fermarsi o perdere più territorio per l'Ucraina. Poi se diciamo bene, cominciate a sparare dentro la Russia, gli diamo finalmente gli F-16, eccetera, magari cambia un po'. L'obiettivo in teoria è questo, no? Aiutiamo loro a essere più forti, come dicevi prima, e poi si tratta. Però anche lì io non vedo molta apertura, molte idee. Trattare, perché quello che succede se l'Ucraina comincia ad andare avanti, vedete che andiamo avanti. E quindi andiamo avanti. E quindi stiamo vedendo da 2 anni questa cosa. Mr. Farnaus, yes. Prima diceva di una diapositiva, di una slide che volevo mostrare dopo questa. Era una slide ideale, io ho detto mi permetto di aggiungere una mappa a queste qua. Quindi bisogna chiudere gli occhi e immaginare la mappa di oggi come una possibile, o del momento in cui arriverà il congelamento. Non sono abbastanza bravo a disegnare, a farlo, però chiedo. Ma da dove sono state registrate queste slide? No, queste si trovavano tranquillamente in rete, come si dice, erano proposte. Non mi ricordo adesso su quale rivista o su quale sito, forse sull'Institute for the Study of War, insomma, come prospettive, diciamo così, di eventuale soluzione della guerra, ma basate proprio su quelli che sono gli evidenti o erano gli evidenti obiettivi strategici e poi sulla loro
sul loro adattamento alla realtà, insomma, quindi era soltanto per visualizzare quelli che possono essere, che potevano essere le vie d'uscita dalla guerra. Ok, sbaglio o c'era, adesso non ricordo il nome della città, sta funzionando? Beh, però si sente. Della città, no, c'era un trattato tra la NATO e la Russia? Minsk. Pare che la NATO si sia avvicinata troppo ai confini, no? Sono due cose diverse. I trattati di Minsk erano un tentativo di risolvere la questione, appunto, ucraina, e se ne è parlato tanto. Allora, il problema dei trattati di Minsk è che probabilmente né l'una né l'altra parte ci credevano in fondo, direi. Non li hanno mai applicati, ma tutti, sia gli ucraini che i russi, trattavano, ma senza essere convinti del fatto che quella fosse la via per una soluzione del conflitto. Invece no, il fatto dell'espansione della NATO, io devo tornare un po' indietro, avevo una slide che mostra, ecco, l'espansione della NATO. Beh, allora, il problema dell'espansione della NATO, qui che vedete i colori con i vari anni, anche questa è una vexata questio, nel senso che Putin accusa la NATO di essere arrivata ai suoi confini, che come si vede è abbastanza chiaro, insomma, no? I paesi baltici, adesso c'è la Finlandia, quindi... Però, allora, non è che la NATO abbia voluto inglobare questi paesi, sono questi paesi che hanno chiesto di entrare nella NATO, è una cosa un po' diversa, insomma. E poi, non c'è mai stato, questa è una cosa che io ripeto sempre, non c'è mai stato un trattato formale firmato da qualche capo di Stato occidentale che abbia detto a Putin: noi non faremo questo. Ci sono state delle parole dette, anche dette davvero, cioè magari riferite da testimoni, ma un conto è dire: sì, guarda, stai tranquillo, no? Come disse la Gorro, tu consentici di unificare la Germania, stai tranquillo che noi non arriveremo a... Sì, va bene, cose che si possono dire, ma poi le cose cambiano, il mondo cambia, e i paesi che hanno chiesto di entrare nella NATO l'hanno fatto perché avevano paura di un eventuale ritorno dell'imperialismo russo, chiamiamolo così, che tanto torto non avevano. Aggiungo una cosa che forse avrei dovuto dirvi prima, ma quando parlavo del perché Putin abbia attaccato l'Ucraina, vi ho detto certo per la debolezza occidentale e così via, ma Putin ha attaccato l'Ucraina perché nella concezione dello spazio imperiale russo, e imperiale vuol dire prima degli zar, poi dell'Unione Sovietica, l'Ucraina è imprescindibile. Cioè, se voi guardate una carta geografica, ecco, guarda, qui non... È fondamentale per la concezione della difesa dello spazio russo avere l'Ucraina amica, se non proprio sotto il proprio controllo diretto, ma almeno amica. La profondità strategica è un concetto fondamentale per qualsiasi paese. Ecco, la Russia ha bisogno di portare il controllo del territorio almeno fino al Dnieper, che se guardate questa carta è l'unica barriera naturale che esista in tutto questo settore. L'Ucraina è un paese senza confini, tranne il Dnieper, che la spacca in due, no? dove veramente si può creare una sorta di frontiera. Bene, per la Russia è fondamentale avere il pieno controllo del territorio almeno fino al Dnieper, per sentirsi sicura da quella parte del mondo, almeno fino lì, che può essere un controllo diretto perché ci hai messo perché l'hai conquistata, oppure un controllo indiretto perché a Kiev c'è qualcuno che fa quello che dici tu, sostanzialmente. Però è fondamentale, e Putin ragiona per ripristinare lo spazio imperiale zarista sovietico. Questo ormai è talmente chiaro, ma è lui stesso che lo dice, non è una nostra illazione. Per quello spazio l'Ucraina è fondamentale, per quello che lui, nel momento in cui nel 2022 ha pensato: bene, questi sono troppo deboli, ha fatto il passo necessario per acquisire quello spazio. Purtroppo per lui non c'è riuscito, purtroppo anche per gli ucraini che stanno combattendo da 2 anni e 3 mesi. Però. Ecco, riguardo a questo, volevo solo fare un'osservazione. Attenzione, la NATO funziona con il consenso, quindi se tutti non sono d'accordo non si prende una decisione. Pertanto, quello di dire: sì, va bene, riunifichiamo la Germania, ma noi non ci espanderemo, detto da 2 o 3 paesi, non ha nessun significato. Se anche qualcuno l'avesse mai detto, allora o i russi non sanno come funziona la NATO o hanno fatto finta di crederci, perché evidentemente non è così. Quello che io dico, ma non è certo in contrasto a quello che ha detto il professor Breccia, ma lei pensa che nel XXI secolo
veramente io Putin temo che mi mettano i missili della NATO, che comunque non ha mai attaccato nessuno in tutta la sua storia e non ha mai avuto i piani per attaccare nessuno, tra parentesi, al confine con la Russia per lanciare i missili più vicino. Ma se io la NATO volesse mai bombardare Mosca, non ha bisogno di arrivare al confine tra l'Ucraina e la Russia per farlo. Lo può fare adesso e lo poteva fare ancora prima. Quello che a mio parere teme Putin e che, come diceva il professor Breccia, vuole una zona cuscinetto, quella fino al Dnieper, è la contaminazione ideologica, se vogliamo così chiamarla. Cioè il fatto che la contiguità tra uno schieramento e l'altro, senza il cuscinetto, ricordiamoci la guerra fredda, il patto di Varsavia, tutta l'Europa dell'Est che stava sotto l'egida della Russia, serve ad evitare che le idee si espandano o perlomeno a rallentare, è impossibile evitarlo. Perché abbiamo visto cosa è successo con l'Albania, vi ricordate con l'Albania? Tutti vedevano la televisione italiana, avevano le parabole e alla fine, quando si sono stufati, andremo tutti quanti in Italia perché là si sta bene alla malora il regime comunista di Oggia. Perciò a questo punto non è tanto un discorso militare quanto un discorso più ampio di carattere politico, sociale, di visioni del mondo completamente differenti. Ecco. Ecco, sono tre brevissimi punti. Che si debba arrivare a un negoziato è auspicabile e la storia è piena di stati, di territori, di popoli che hanno perso per sempre o transitoriamente una parte del loro territorio. Quindi anche l'Ucraina potrebbe essere consentire a perdere qualcosa per sempre o per un certo tempo. Secondo punto, gli F-16. Per me è difficile credere che gli F-16, i piloti hanno finito l'addestramento, è durato un anno, l'hanno detto due giorni fa. Per me è difficile credere che si possa ingabbiare gli F-16 sul territorio ucraino. E gli F-16 possono portare a colpire molto in profondità in territorio russo, 1000, 2000 e anche più chilometri. E se lo facessero, purtroppo non posso escludere personalmente che si possa arrivare all'uso del nucleare tattico, prima gradualmente e poi purtroppo. Potrebbe finire così, insomma, che si arrivi, grazie agli F-16, attacchi in molta profondità in territorio russo, che si decida di dare un avvertimento, cominciando col nucleare tattico, prima una volta, poi due. Il nucleare tattico la gente non si immagina cosa sia. Il nucleare tattico, preso nel Piave, la famosa linea del Piave, potrebbe far evaporare sia il Piave che i difensori del Piave in una certa territorio. Comunque ci sarebbero tante altre cose. E la guerra è il nemico dell'umanità oggigiorno. Io l'avrei voluto sentir dire da un politico degno di questo nome, l'ho sentito dire da Denzel Washington nel film All'Arme Rosso, The Crimson Tide. Grazie. Chiara, c'è questo signore qui che aveva alzato la mano prima, qua davanti. Poi direi altre due, qui Chiara, questo signore qua. Poi altre due domande solo, che hanno alzato la mano, poi basta, perché mi pare che andiamo fuori tempo massimo, no? No? Ah, vabbè. Volevo chiedere una cosa a proposito. A chi, scusi? Al professor Prezzi. Ah, ecco. Il 7 ottobre mi ha destato qualche perplessità sul fatto che Shinbet e Mossad non sapessero, perché era apparsa sulla stampa israeliana, qualche volta mi leggo a Arez o qualche altro giornale israeliano in inglese, ed era apparsa la notizia che era stata segnalata al governo questo possibile tentativo e che il governo non abbia fatto niente proprio per creare un presupposto di attacco nei confronti di Hamas. Ma mia domanda è questa.
D'accordo anche due oppure no? Sì. Allora c'è il signore che si era prenotato. E poi quel signore laggiù. Sì, volevo un chiarimento sugli accordi di Minsk, sono so che. Perché secondo me lì gli americani hanno fatto un errore gravissimo, secondo me. E seconda domanda, parlavo sempre, volevo chiedere un consiglio, cioè cosa dobbiamo fare noi europei per riuscire a essere un po' più indipendenti, un po' diventare adulti o se non, sì, maggiorenni, insomma, cioè se l'Europa può diventare maggiorenne oppure se resterà sempre adolescente. Grazie. L'altra domanda, poi facciamo le risposte. Intanto ringrazio i relatori per i loro interventi. Poi volevo sottolineare una cosa. Forse stiamo perdendo di vista un obiettivo della Russia. Qui lo scenario è globale. Russia, Cina, Stati Uniti. La Cina vuole ripristinare i suoi territori del vecchio impero, la Russia vuole fare altrettanto. Alla Russia interessa soprattutto, secondo me, la rotta del nord, del mare del nord, perché va a collegare i territori cinesi e giapponesi agli Stati Uniti con l'Europa. Di quello che sta facendo, la guerra ucraina è uno strumento, è un passaggio. In questo momento loro sono lo scenario attuale, però è soltanto uno di questi, perché la guerra non è tutta qua. Che cosa pensa sia il professore che Spanaus, ma soprattutto il professore, su questo discorso dell'interesse della Russia per le rotte del mare del Nord? Bene, allora professore, a lei Israele e Hamas. Sì, anche sugli F-16 una nota. Non credo che l'impiego degli F-16 comporterebbe uno sconfinamento nei cieli russi, nel senso che i piloti sono capacissimi di volare in una zona determinata e quindi di restarsene all'interno dello spazio aereo ucraino. Altro discorso è che se tu stai duellando nei cieli ucraini con degli aerei russi a un metro dal confine, magari il tuo missile può andare al di là, questo è evidente, ma allora sono due cose un po' diverse, nel senso che potrebbero essere utilizzati con una limitazione tranquillamente rispettabile da parte dei piloti addestrati all'interno dello spazio aereo ucraino, quindi non giustificare come lei in maniera appunto logica presupponeva poi un'escalation nucleare in seguito a un attacco sul territorio russo. Io questo non direi che è un pericolo che possiamo escludere, almeno di una volontà certamente, ma non per sbaglio che un pilota vada sui cieli russi a combattere. E comunque sia, io ho un po' l'impressione, non so se poi voi siete d'accordo in generale, che gli F-16 siano un po' un falso, cioè non un falso problema, ma che non saranno un game changer, cioè che sì, qualche F-16 certo servirà allo sforzo bellico ucraino, ma se noi ci aspettiamo che 15-20 F-16 cambino la situazione strategica del conflitto, ci illudiamo una volta di più, quindi certo avranno un loro peso, ma insomma non tale da cambiare le sorti del conflitto. Ecco, a questo proposito, professore, giusto per rispondere al signore, avere gli F-16 e i piloti addestrati a portarli e basta, è come lei sapesse guidare l'automobile fisicamente, cioè cambiare le marce, accelerare, frenare, ma non conoscesse il codice della strada. Quindi è evidente che avere aeroplani avanzati, come sono gli F-16, che poi non sono di ultimissima generazione, e non avere tutto un sistema in grado di gestirli è praticamente inutile. Quindi attenzione, non pensiamo che gli F-16 siano la risoluzione di tutti i problemi dell'Ucraina, perché pure 20 F-16 certo hanno il loro peso, perché sono aeroplani che sono in grado di coprire tutta una serie di bersagli, di obiettivi, di spazi notevolissimi, hanno dei computer a bordo, insomma. Però senza il sistema che li supporta dietro di pianificazione, di comando e controllo, sono praticamente inutili. Sì, sono d'accordissimo appunto.
Quindi potrebbe aver svolto una funzione veramente difensiva nei cieli ucraini, nel duellare con gli aerei russi, ma non certamente decisiva. L'altra, la domanda sul 7 ottobre, questa è un'altra domanda fondamentale, su cui io ho delle mie idee, ma non posso darle una risposta sicura al 100% ovviamente. Non so se avete sentito tutti bene la domanda, cioè ci sono dei sospetti sul fatto che questo fallimento clamoroso dell'intelligence israeliana, che non è stata capace di prevedere, che non è il primo, tra l'altro cadeva esattamente a 50 anni di distanza dall'altro grande fallimento dell'ottobre del 1973, quindi non è il primo. Lo Yom Kippur. Certo, proprio lo stesso giorno, appunto, dell'ottobre. Allora, perché questo fallimento? Ci sono state date varie risposte. Intanto una sottovalutazione del nemico, che è la cosa che in guerra ti fa perdere sempre. Però hanno sottovalutato le capacità militari di Hamas. Un'abilità di Hamas che si è mantenuta al di sotto dell'orizzonte tecnologico, quindi scambiandosi messaggi con i fogliettini di carta, utilizzando i deltaplani a motore, quindi delle cose che effettivamente hanno colto di sorpresa gli israeliani. Poi, il sospetto che il governo Netanyahu potesse guardare non con, diciamo così, insomma, in maniera non del tutto negativa a un eventuale attacco di Hamas è legittimo, ma non su quella scala, di questo sono profondamente convinto. Cioè, Netanyahu aveva messo in conto, sì, ci faranno del male, faranno saltare un paio di autobus, perché cinismo c'è anche da parte israeliana, non solo da parte di Hamas, perché ci fa comodo politicamente, ma sì, io ho la mia impressione che non avessero assolutamente pensato che l'attacco potesse essere così violento sulla scala che poi si è manifestata il 7 ottobre. Tra l'altro Netanyahu politicamente è un morto che cammina dopo il 7 ottobre, cioè lui, e questa è un'altra cosa tragica, perché lui sta andando avanti fino alla sconfitta totale di Hamas, perché l'unica sua speranza di non finire in galera appeso per le orecchie è che veramente arrivi a una vittoria definitiva, che non riuscirà a ottenere, ma è l'unica speranza, altrimenti il giorno in cui dice va bene, basta così, va sotto processo immediatamente per il fallimento del 7 ottobre e per una serie di altre cose, senza bisogno neanche della Corte Internazionale dell'AIA che lo ha ulteriormente. Cioè, quindi è un uomo praticamente finito che affida ormai sull'ultima speranza di sopravvivenza a una vittoria totale a Gaza, che gli sfuggirà certamente, ma fino a che la insegue, se non altro sta attaccato al suo posto e non va in galera. A questo proposito, per quanto riguarda il 7 ottobre e il fallimento dell'intelligence, l'intelligence guarda dove i politici gli dicono di guardare. Siamo sicuri che lo Shin Bet, piuttosto che il Mossad, che il servizio segreto, l'intelligence militare israeliana, sono tre cose diverse, separate, guardassero nella direzione giusta in quel momento? Ci sono i bias cognitivi. Vedo quello che voglio vedere, sento quello che voglio ascoltare. Cioè, i dubbi sono tantissimi, I dubbi sono tantissimi. Uno dei migliori servizi segreti. Ma lo Yom Kippur 50 anni prima c'era sempre un Mossad. Penso che abbiano fatto tesoro di quell'errore madornale. Non è detto. Andrew, a lei la risposta sull'altra domanda. Mi permette di aggiungere una cosa breve sugli F-16, più di carattere politico. Cioè, a parte il fatto che appunto non è di ultima generazione, quindi se dovesse fare un dogfight con gli aerei russi, insomma, non è che c'è. Ma i russi sono diventati molto bravi in termini di guerra elettronica in questo periodo, riescono a bloccare i droni, eccetera. Quindi. Però politicamente gli Stati Uniti, la visione all'interno degli Stati Uniti era gli F-16 arriveranno quando si ferma la guerra. Cioè, quello vogliamo fare, vogliamo creare e convincere gli ucraini, poi hanno cominciato a parlarne un paio di mesi fa, stanno facendo, ma troppo lentamente, creare delle difese molto forti per non perdere ulteriori territori. I russi l'hanno fatto in modo egregio, riuscendo a bloccare la grandissima controoffensiva, che non è una grande sorpresa, però loro sono riusciti a bloccare e sono andati avanti pochi chilometri. Gli ucraini invece non avevano fatto questo in modo sufficiente, adesso stanno facendo intorno a Kiev, tra l'altro, però devono fare molto più in là, e l'idea americana è che costruite queste linee e arriveranno poi F-16 a difendere, sono più per il futuro che adesso, perché c'è la preoccupazione, di nuovo questa è una constatazione politica delle cose che io sento dagli Stati Uniti, va avanti e indietro sulla questione delle armi nucleari tattiche, cioè che la Russia lo farebbe
quando hanno cominciato a mettere nella Kaliningrad, si è cominciato a dire ok, questo significa qualcosa, cioè l'intelligence americana, almeno pochi che conosco lì, significa qualcosa, significa che Putin vuole riportare la discussione lì. E l'unica cosa di cui ci si preoccupa negli Stati Uniti, a parte entrare nel territorio russo, è la Crimea. Cioè, se i carri armati andassero verso Mosca, questo cambia tutto perché rientra nella dottrina militare. E se entrano in Crimea, quanto è diverso? Questo è il grande punto interrogativo per la Russia. Per la Russia Crimea è quasi non negoziabile. No? L'Europa, cosa fare per essere più grandi? Allora, io ho scritto un intero libro sulle contraddizioni dell'Unione Europea, quindi forse non sono la persona migliore a cui chiedere cosa fare per migliorare l'Europa, però le mie idee ce l'ho. Posto che si voglia fare, io non sono convinto che sia possibile, però forse sì. Io dico tre cose assolutamente che bisognerebbe fare: è cambiare e riscrivere i trattati sull'economia. Cioè il patto di stabilità si è fatto, adesso la riscrittura del patto di stabilità per fare che cosa? Per rendere più facile attuare il patto, ridurre il debito, cioè un po' meno oneroso, però più facile da far rispettare. È tutta la concezione di questi trattati che è assolutamente da buttare via. Purtroppo fanno parte di, non ci sono professori di economia qua, mi trovo di solito in eventi con loro nelle ultime settimane, e dico sempre che i vostri modelli, i modelli economici che si insegnano all'università da decenni, lasciano fuori due cose. Uno, la realtà di come si sono costruite le economie occidentali, che non sono con il libero mercato, cioè i mercati esistono ma c'è sempre stato un ruolo pubblico, e due, la politica, cioè ci sono degli obiettivi politici adesso che bisogna considerare. Non è che se un bene costa poco questa è l'unica cosa importante, l'efficienza economica, se lo possiamo produrre in Cina questo è efficiente, no, dipende, perché se in America perdono il lavoro, in Italia perdono il lavoro, se arriva una pandemia e non produci nulla e non arrivano le cose sulle navi dall'altra parte del mondo, la gente fa botte per la carta igienica, questo si è visto negli Stati Uniti. Insomma, ci sono delle considerazioni sull'efficienza, la resilienza dell'economia che vanno ben oltre il modello di libero mercato. Sulla finanza pubblica delle banche centrali ne ho un po' parlato, l'idea che bisogna ripagare il debito pubblico è falsa, nessuno ripaga mai il debito pubblico ed è bene che sia così. Quando continuano tutti di parlare in Italia del problema del debito pubblico è una grande balla, cioè è reale perché l'Europa ragiona così, ma in termini sostanziali nessuno ripaga il debito pubblico e non serve ripagarlo, no? Quindi dovreste arrabbiarvi molto quando sentite dire dobbiamo tagliare questo o quell'altra cosa per via del debito pubblico. L'Italia ha un sacco di problemi di efficienza e di spesa pubblica, non è che la soluzione è buttare soldi a tutto, cioè, non è questa necessariamente la soluzione, ma sicuramente nell'altra direzione, quando dicono dobbiamo tagliare qua o qua o qua, non è quella la soluzione, perché purtroppo per tagliare non basta mai dire beh andiamo al ministero, tagliamo 10% delle spese del ministero, quanto raccoglie? Se vuoi veramente raccogliere i soldi devi prendere dal grande pubblico in qualche modo, purtroppo. Come si vede, efficientare la spesa, ma non basta, basta qualcosa, qualcosa, ma non basta. Io dico, io sono d'accordo a efficientare la spesa e soprattutto il sistema giudiziario, ci sono delle cose da fare in Italia assolutamente, ma anche i professionisti a volte sono un po' lenti, i geometri e i meccanici, però c'è proprio la concezione che l'economia cresca tagliando la spesa pubblica, il debito pubblico è completamente falsa nella storia, non funziona così, è il contrario casomai. E per questo bisogna appunto cambiare la BCE, è diventato chiaro, perfino Mario Draghi sembra averlo capito, Francesco Giavazzi addirittura ha detto qualcosa di intelligente qualche settimana fa su questi temi, insomma qualcosa comincia a muoversi, però la strada per veramente cambiare, forse, spero non sia lunga, spero che le cose possano cambiare rapidamente. Cioè la politica, l'Europa fa politica industriale adesso, cioè dice dobbiamo garantire la nostra competitività, cose che prima competitività in Europa significava solo evitare assolutamente l'intervento pubblico e fare causa, no? Per le infrazioni contro gli stati singoli. Ultima cosa è strategicamente, bisogna decidere cosa volete fare. L'Europa è partner della NATO, fa parte della NATO, deve essere separato. Lascerò ai militari magari i dettagli su questo. C'è un'ambiguità. Fanno quello che dicono i politici. C'è ambiguità su questo. Onestamente, se in America si sente parlare di Europa autonoma, si chiede subito: ma cosa significa l'Europa autonoma?
cioè siete parte della NATO, cioè l'Unione Europea fa parte della NATO, l'Europa è autonoma e vuole trattare, non è chiaro, l'Europa può fare quello che vuole, però realisticamente deve decidere come vuole porsi a livello internazionale. Questo rende le cose un po' più chiare. Un ultimo punto che è toccare questo, sulla questione degli interessi russi, cinesi, cioè gli imperi, introdurre un'idea un po' provocatoria, ma anche difficile per il nostro futuro. Loro parlano di mondo multipolare, cioè loro dicono, siete voi che volete imporre la vostra idea sul resto del mondo. Noi diciamo sì, la nostra idea è giusta, no? E io ne sono convinto, cioè, se noi facciamo un sacco di cavolate, un sacco di problemi, siamo incoerenti, ok, però per quanto mi riguarda la civiltà occidentale ha mostrato la sua forza, non solo politica, purtroppo anche militare a volte nel modo sbagliato, ma soprattutto concettuale, cioè la nostra idea del valore dell'individuo, dell'importanza della democrazia tradotta in repubbliche, è assolutamente fondamentale per garantire l'aspirazione e i diritti degli esseri umani. La cultura cinese ha una visione un po' diversa dell'individuo, è più importante la società, la collettività. La Russia certamente non condivide il modo in cui si applica la libertà individuale nel mondo occidentale, a livello culturale per esempio, questo diritti individuali omosessuali, transgender, tutto. Ci sono visioni diverse, quindi è vero che loro temono, come dicevi, temono che noi vogliamo espandere la nostra cultura verso di loro, no? E noi ci spendiamo tra l'altro miliardi, decine di miliardi per farlo, spendiamo un sacco di soldi, no? Per convincere gli altri e appoggiare quelli che sono più dalla nostra parte, l'abbiamo fatto l'Ucraina, l'abbiamo fatto altre parti, cioè hanno tutto il diritto di esprimere questa idea. Tanto che le leggi che stanno facendo in alcuni paesi per evitare gli agenti cosiddetti stranieri, cioè le ONG, le ONU, queste cose certo. Qua, sono mirate proprio ad evitare questa espansione di carattere però culturale. Ci pone un grosso problema, cioè loro... Quanto dobbiamo rispettare, cioè se noi siamo democratici, quanto dobbiamo rispettare le idee di culture che sono diverse dalle nostre? Cioè dobbiamo essere democratici anche tra le nazioni, anche verso la Cina, no? O verso la Russia? In che modo dobbiamo lavorare per espandere? Ok, siamo d'accordo, non bisogna esportare la democrazia con le bombe, su questo punto siamo d'accordo, no? La Serbia è diventata democratica dopo le nostre bombe, ecco. No, però siamo d'accordo che questo non funziona. Quanto possiamo farlo politicamente come con i paesi dell'est? Anche questo purtroppo portate dei problemi, ma magari comunque possiamo dire che è giustificato. Con la Cina sicuramente anche solo quello sarebbe visto come casus belli da parte loro. Cioè le ONG non li fanno neanche entrare, le nostre ONG, neanche le nostre chiese, cioè neanche, insomma non è facile. Dobbiamo convivere con la Cina... No, e anche con la Russia non sparisce. Dobbiamo convivere con questi paesi, quanto possiamo spingere la nostra visione culturale? È una domanda molto difficile. Abbiamo risposto? No. Abbiamo ancora tempo per una domanda soltanto? Aspetta un attimo, Chiara. Minsk. C'era Minsk. Cos'era la domanda? Com'era la domanda su Minsk? Cioè, è stato, secondo me, gli accordi sono andati a vuoto, ma secondo me, per colpa degli americani, cioè dovevano impegnarsi di più e quindi battere... Non so se per colpa degli americani... Tra virgolette, cioè... Ma io non lo so, io da quello che... Cioè, gli Stati Uniti sicuramente hanno... non hanno spinto, potevano spingere di più sicuramente, bisognava spingere però sugli ucraini, ricordiamo che qui gli attori fondamentali nella zona sono il governo ucraino sicuramente non credeva negli accordi di Minsk, cioè almeno forse all'inizio forse, ma dopo no, abbiamo sentito da vari leader occidentali dire che in realtà gli accordi di Minsk non pensavamo mai di attuarli, no. Sì, è peggio, sarebbe stato meglio gli accordi di Minsk, su questo sono d'accordo, ma adesso appunto dentro c'è stato questo cambiamento, non so quanto cambiamento, ma sicuramente cambiamento di direzione nel governo, cioè il governo di Kiev, cioè di Zelensky, poi anche prima c'era Poroshenko, insomma non certamente uno che pensava di
pensava di attuare gli accordi di Minsk. Cioè, tutte le parti hanno i loro errori, ma sicuramente non ci credevano da quella parte. Era una tattica per guadagnare tempo, qualcuno dice così, una tattica per guadagnare tempo. Possiamo criticare questo? Possiamo, però è anche la loro decisione, non volevano fare un accordo di questo tipo. Era troppo favorevole a Putin, hanno detto così, era troppo favorevole alla Russia. E uno dice perché l'hai firmato? E vabbè, però... No, anch'io penso che sarebbe stato meglio. Come penso che addirittura forse l'idea di Trump di un grand bargain per riconoscere la Crimea alla Russia e poi no, più o meno Minsk per il resto del paese poteva essere sicuramente un'alternativa molto migliore rispetto ad oggi. No? Però, oddio, la mia opinione... Professore, vuole aggiungere qualcosa? No. Allora, io ringrazio i nostri due autorevoli ospiti per il quadro che ci hanno fatto, che mi pare sia piuttosto chiaro e realistico. Vi ringrazio per la vostra partecipazione ai nostri eventi, soprattutto a questo forum del 2024, e credo che il prossimo appuntamento, Presidente, sia l'11 settembre, giusto? Dove avremo la celebrazione dell'evento con un intervento sicuramente anche in quel caso autorevole. Grazie e buona serata.